contro 6 mesi fa o un anno fa. Forse non sarebbe mai stato possibile una cosa del genere, e forse questo è grazie al lavoro che noi stiamo facendo in Parlamento, un anno di coerenza, è questo che abbiamo portato nella politica cittadina e nazionale. Una parola che era scomparsa nei libri della politica. Noi abbiamo fatto delle promesse, avevamo un programma, 20 punti. Uno di questi era rinunciare al finanziamento pubblico. Noi potevamo prendere i 42 milioni di euro, ma invece siamo stati l'unica forza politica a rinunciare a 42 milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti, perché illegali, perché illegali. È proprio ieri è stato condannato Lusi della Margherita perché si è fottuto 8 milioni di euro dal partito, ma allora anche i partiti dovrebbero essere condannati perché si sono fottuti 91 milioni di euro da noi cittadini, no? E questo è lo stesso principio. Abbiamo fatto anche un'altra promessa, vi avevamo detto siamo in un periodo di crisi, oggi un parlamentare guadagnerebbe intorno ai 10.000 euro. Allora cosa abbiamo detto prima di entrare in Parlamento? Noi ci dimezzeremo lo stipendio. E cosa abbiamo fatto? Siamo l'unica forza politica che oggi si è dimezzata lo stipendio e dà i propri soldi per un fondo per aiutare le piccole e medie imprese italiane, quelle che fanno l'ossatura e il lavoro di questo paese. E mica è stato facile all'inizio, quando ti arrivano 20.000 euro sul conto, mia mamma ha detto ma tu sei pazzo che dai indietro i soldi, ma invece per me era una conseguenza naturale, perché era un patto fatto con voi cittadini. Io non faccio il politico di professione, noi non facciamo i politici di professione, noi siamo qui perché vi vogliamo trasferire quello che noi abbiamo capito. Non è facile capire che per 40 anni il PD e il PDL sono stati a braccetto, ci hanno preso in giro. Io lo dico a voi con i capelli bianchi, vi guardo con rispetto, anche chi non ha più i capelli, giustamente. Chi se li è strappati dalla testa, naturalmente. Per anni vi hanno fatto credere che c'era qualcuno meglio di qualcun altro. Ebbene, oggi hanno scoperto le carte, signori, le hanno scoperte. Berlusconi, ci siamo fatti un cuore così per tirarlo fuori dal Senato, grazie al Movimento 5 Stelle che ha posto il voto palese, altrimenti se il voto fosse stato segreto, ancora una volta Berlusconi si sarebbe comprato qualche senatore del PD e sarebbe ancora al Senato della Repubblica, invece grazie a noi è fuori dal Senato della Repubblica. Però che succede? Però che succede? Cosa succede? Che il pupazzo Renzusconi, dopo che viene eletto segretario del PD, invita Berlusconi nella sede del Partito Democratico a fare la legge elettorale. Ma secondo voi è normale una cosa del genere? È possibile che Napolitano, che è il peggior presidente della Repubblica della storia d'Italia, abbia invitato Berlusconi per parlare di legge elettorale? Ma com'è possibile? Quale stortura c'è in questo paese? Allora il dialogo, molti di voi ci hanno criticato, non parlate col PD, non volete fare l'accordo col PD, ma quale accordo? Noi abbiamo fatto delle proposte, le abbiamo fatte in Parlamento, andate a vedere, oggi la Camera, prima che entrassimo noi, il sito della Camera aveva 2 milioni di accessi, oggi che ci siamo noi a 6 milioni di accessi al giorno, significa che 6 milioni di persone vanno a controllare cosa fanno i loro parlamentari. E andate a vedere quando noi abbiamo proposto di tagliare le pensioni d'oro a Dini, ad Amato, gente che prende 30.000 euro non all'anno, al mese, prendono 30.000 euro al mese, e abbiamo detto tagliamo quei soldi lì e alziamo invece le pensioni minime. Andate a vedere cosa hanno votato queste persone, andate a vedere, il PD l'ha bocciato. Poi quando hanno fatto la legge elettorale vi hanno fatto la testa così che bisognava metterci le preferenze, perché anche la Corte Costituzionale aveva detto che la legge, il Porcellum, era incostituzionale perché aveva liste bloccate. Che significa? Che i segretari di partito si siedono e fanno tutti lo stesso giochino, decidono i nomi, si vendono la candidatura, più alto in lista, più basso in lista, voi lo sapete. Fanno il mercato delle vacche, questo è diventato la politica. Bene, cosa hanno fatto
hanno lasciato le liste bloccate. Oggi voi non potete alla prossima elezione andare a scrivere nome e cognome di chi volete votare. Cioè, queste sono delle palesi violazioni della democrazia. Forse c'è una nuova compagnia che si sta creando, che vorrà prendere la Irisbus e farci... E chi è? Chi sono questi personaggi? Chi è quell'imprenditore pazzo che oggi si va a prendere un'impresa se poi dopo il costo del lavoro è il triplo di quello dell'India, della Turchia, della Cina? Me l'ha detto, io ho parlato con l'amministratore delegato di Finmeccanica, l'ex amministratore delegato Panza, mi ha detto che Breda Menarinibus e Irisbus, che erano le due vertenze sulle quali gravava il problema del lavoro per quanto riguarda gli autobus, moriranno, perché non c'è nessuna intenzione di puntare sul trasporto pubblico in questa nazione. Allora noi non possiamo andare a competere a livello di costo di lavoro con la Turchia, con la Cina e con l'India. Se noi avessimo un po' di sale in zucca, pochi mesi fa il comune di Avellino ha rifatto il parco autobus. Dove ha comprato gli autobus? Dove li ha comprati? Li poteva comprare qua, sta a 50 km Avellino, sta qua l'Irisbus, sta qua. Li hanno comprati in Turchia. Per farvi capire che non ci credono, lo stesso loro non credono a quello che dicono. All'inizio erano 700 le famiglie che stavano in difficoltà con l'Irisbus, adesso sono 250 perché gli altri se ne vanno. Ovviamente devono accettare altre proposte di lavoro. Allora come si fa a riprendersi? Con l'innovazione. Tu puoi fare tecnologia e innovazione. Noi abbiamo chiesto di fare un progetto e abbiamo fatto una proposta concreta in commissione attività produttive. Abbiamo detto alla Irisbus dovete prendere tutti gli autobus che ci sono in Italia e farli trasformare dalla benzina all'elettrico. È così che si crea lavoro in Italia. Con l'innovazione. Questi personaggi qua invece fanno soltanto i favori a chi dicono loro. Noi abbiamo detto che chi va via, un'azienda che ha preso soldi pubblici, che ha preso i soldi dallo Stato come la Fiat, che poi ha deciso di delocalizzare la produzione, cara mia, tu non te ne vai così. Tu prima di andare via devi posare i soldi che ti abbiamo dato. E questa è diventata legge dello Stato grazie al Movimento 5 Stelle. Questi personaggi vanno a condonare 98 miliardi di euro alle slot machine, agli imprenditori che fanno slot machine, che poi li finanziano, che finanziano i partiti, il PD, il PDL. Allora io vi voglio dire che anche qui sono passato in giro, salendo qui ad Ariano, ho visto ancora le stesse facce, ancora gamba corta. Gli abbiamo chiesto 2 anni fa, gli chiedemmo a gamba corta un incontro quando era assessore all'ambiente in provincia, gli chiedemmo: senti, vogliamo parlare con te, vogliamo fare una proposta, ti facciamo vedere come fanno nelle altre regioni d'Italia a fare rifiuto zero. Non ci ha nemmeno calcolato, e questo è il risultato, perché se non ascolti i cittadini ti vengono a prendere fin sotto casa. Penso che questa è una. Io mi sono battuto anche per. Ci siamo battuti tutti insieme per non far chiudere il tribunale. Cioè, questi presidi di giustizia che ci vengono tolti, e sono entrato proprio qui al Consiglio Comunale, alla sala del Consiglio Comunale. Io vi dico che le cose però stanno cambiando, signori. Ormai molte persone si stanno svegliando. E ve lo dico perché noi giriamo l'Italia e vediamo che anche la giustizia, da un certo punto di vista, in noi trova una sponda, trova una spalla. Abbiamo visto che siamo riusciti, ad esempio portando alla luce delle situazioni problematiche. Il 15 marzo siamo stati all'Expo e a Milano, e dopo 5 giorni hanno arrestato i responsabili degli appalti che facevano affari con la mafia, con l'Andrangheta e con la Camorra. Siamo stati a Benevento 2 settimane fa. Abbiamo chiesto al prefetto: prefetto, sciogli questa giunta comunale, perché il sindaco prima di andare a fare il sindaco va in questura a firmare. E questa è una cosa assurda, è la stessa cosa che accade qui, i conflitti di interessi che c'avete che c'hanno i consiglieri comunali e tutta la giunta che ci hanno avuto con il parco eolico. Lo sapete meglio di me, non ve lo devo spiegare io chi sono questi personaggi. Ci vuole coraggio per denunciare queste cose, perché i delinquenti sono loro, non siamo noi. Allora io vi chiedo questo: noi stiamo girando in tutte le città d'Italia, in tutti i paesi d'Italia, noi siamo qui oggi in Campania, ci sono altre persone nel Lazio,
e le persone in tutta Italia che stanno girando ogni comune e ogni regione fino al 25 di maggio. Io dico solo una cosa, il messaggio va ai disonesti. Tutti i disonesti d'Italia dovete avere paura, sono cazzi vostri, perché vi andiamo a prendere uno ad uno. Noi faremo tornare l'onestà di moda come già sta succedendo. Allora io adesso chiudo, però vi chiedo un favore. Rimanete qua, ascoltate i miei colleghi, vedete cosa abbiamo fatto in Parlamento in un anno come forza di opposizione. Capite perché voi oggi siete qui e tutta questa gente è qui ad ascoltarci. E poi vi chiedo un'altra cosa, un favore, io non sono qui a chiedervi il voto, non vi vendo un prodotto, non mi interessa. Io chiedo la vostra partecipazione, il vostro controllo su quello che noi facciamo in primis e in quello che fanno anche gli altri amministratori. Però giorno per giorno, fino al 25 maggio, vi prego, andate in giro, andate dal vostro parente, i vostri familiari, non so, il vostro datore di lavoro, spiegategli cos'è per voi il Movimento 5 Stelle, spiegategli quello che noi stiamo facendo e vedete che il voto arriverà da solo. Io vi ringrazio, vi passo il presidente della Camera più giovane, il vicepresidente. Buongiorno a tutti. Prima un giornalista mi chiedeva: ma sarete i primi, vi state battendo per fare i primi alle europee, ce la farete? Ho detto: guardi, noi siamo una forza politica che ha rinunciato ai rimborsi elettorali, che si dimezza lo stipendio, che non utilizza le auto blu, che non ha sedi di partito, non ha strutture lobbistiche alle spalle, non ha banche, non ha cooperative rosse, non abbiamo un soldo e gestiamo tutto in autofinanziamento con i contributi dei cittadini. Ora io spero, e sono scaramantico, perciò uso spero, che faremo i primi a queste elezioni europee come ci danno gran parte dei sondaggi dei partiti nostri competitors, ma dicevo a quel giornalista, lei si rende conto che ci stiamo battendo contro delle armate che hanno tutti i rimborsi elettorali, consiglieri regionali, industrie, cooperative rosse, ARCI, hanno tutto dietro di loro, una ramificazione sul territorio che non finisce più e noi ci stiamo battendo per fare i primi, abbiamo già vinto, in 3 anni abbiamo creato un movimento politico che tutti credevano che prendesse i voti del partito radicale degli anni 70 e 80 e invece si sta battendo per andare al governo di questo paese e per vincere le elezioni europee. In Gran Bretagna i giornali della Gran Bretagna scrivono che il Movimento 5 Stelle si prepara al risultato che segnerà la storia del Parlamento europeo. Non esiste un movimento esordiente che alla sua prima uscita abbia messo insieme più di 15 parlamentari europei. Noi siamo accreditati oltre i 20, si abbatterà uno tsunami sulle istituzioni europee, uno tsunami che farà eco in tutti i parlamenti europei, nasceranno movimenti 5 Stelle in tutti i paesi d'Europa, verranno da noi a chiederci come si fa a fare quello che abbiamo fatto in Italia, vi ricordate i pirati, ci hanno fatto una testa così con liquid feedback, non era quello il punto è che dovevi creare un movimento che nasceva dal basso e si auto-organizzava in ogni modo, in maniera diversa, non è lo strumento il punto è che devi alimentare la voglia di partecipazione dei cittadini e la devi alimentare in maniera libera, deve crescere in maniera libera.